Oggi avevo anche una grande manifestazione per la memoria contro il silenzio, con i giovani, con i sindaci, con tutte le autorità, con gli insegnanti. Abbiamo ricordato quei giorni, ma non solo per ricordare quei giorni, ma per costruire il domani che parte dal ricordo e che parte dal non silenzio, per ricordarci che ogni giorno c'è un impegno quotidiano di noi amministratori, di coloro che hanno delle responsabilità collettive, perché la pace non è un bene statico, la pace è un bene che si costruisce ogni giorno con l'impegno quotidiano, e così come la pace, la libertà. Ecco, questo è il motivo per cui hanno senso queste manifestazioni, hanno senso il ritrovarci assieme anche per parlare del senso delle differenze e della valenza delle differenze, dello stare assieme per confrontarci e non per scontrarci, dello stare assieme per costruire e condividere un percorso comune che sia fatto di pace e di libertà. Oggi a Vovecchio, a Villa Contarini Giovanni di Venier, erano presenti moltissimi ragazzi, cosa che è veramente molto importante. Questo perché fa capire non solo che i ragazzi cominciano a capire che cosa è la giornata della memoria, che cosa è successo in queste giornate, ma anche l'importanza degli insegnanti che seguono questi ragazzi e che danno loro il materiale per studiare e apprendere e conoscere quello che succede. Solitamente quello che si vede, si sente, lo si vede sempre alla televisione. Noi purtroppo abbiamo avuto dei casi proprio qui a Villa Contarini Giovanni di Venier, quindi quello che i ragazzi stanno vedendo e stanno studiando non sono cose che vedono in differita, tra virgolette, ma sono cose che sono realmente successe proprio qui nel nostro territorio. Oltre alle scuole c'erano presenti anche molte amministrazioni, molti colleghi arrivati non solo dal territorio ma anche da lontano. Era presente la regione, la provincia, moltissime istituzioni, e questo, anche questo fa piacere, perché proprio significa che c'è interesse nelle cose. Villa Contarini Giovanelli Venier è visitabile il venerdì pomeriggio, il sabato e la domenica. All'interno della villa vengono fatti non solo eventi legati a quello che è la memoria, la giornata della memoria, quindi il museo della Shoah, ma anche tantissimi altri eventi legati alla musica, piuttosto che alla letteratura, piuttosto che alla pittura e a molte opere d'arte. Per chi fosse interessato c'è la possibilità di consultare il sito e lì si vedono tutti quelli che sono gli eventi che vengono realizzati. Siamo in un luogo, Villa Contarini Venier, dove sono stati scritti i destini dei nostri tanti concittadini, gente che viveva e lavorava nei nostri comuni, persone come noi che ad un certo punto e tramite la semplice approvazione di alcune leggi furono improvvisamente marchiati da una colpa: essere di religione ebraica. Fu così che Anna Zevi, giovane di 30 anni originaria di Este e gravemente malata, uscì da quella porta condannata a morire ad Auschwitz. Come presidente della provincia guardo alla lapide di Vo, pensando che quelle persone non trovarono un Giorgio Perlasca a salvare le loro vite. Ecco perché dobbiamo parlare di tutto ciò ai nostri figli, agli studenti, ai ragazzi, insegnando loro che il giusto è colui che ha il coraggio di andare controcorrente e scegliere la via del bene.